180 imprese monitorate, 233 soggetti controllati, 82 mezzi ispezionati nel settore degli appalti pubblici, numerosi sequestri e confische nell'ambito delle misure di prevenzione. È proficua ed incisiva l'azione di contrasto ai patrimoni mafiosi, condotta anche nel 2016 dal Centro Operativo della Direzione Investigativa Antimafia di Caltanissetta, con una progressiva e definitiva assegnazione alle istituzioni dello Stato del patrimonio tolto alla mafia. La DIA ha messo in campo le migliori risorse professionali al fine di depotenziare le consorterie criminali attraverso l'individuazione delle fonti finanziarie illecite e dei patrimoni acquisiti dalle attività criminali attraverso il contrasto al riciclaggio ed il monitoraggio dei rapporti bancari. Il capo centro DIA, il colonnello Giuseppe Pisano. Contrasto alla criminalità che si è spostato, si va spostando sempre più dal piano strettamente militare al piano patrimoniale. Come dimostrano ormai i dati in costante decremento di tutti i fatti cruenti, la mafia spara sempre meno e punta sempre più sulla corruzione, sul riciclaggio, sull'infiltrazione, sulla ricerca di capitale sociale, cioè di legami con soggetti esterni all'organizzazione che appartengono al mondo imprenditoriale, istituzionale, per garantirsi comunque un serbatoio di risorse relazionali dentro il quale fare affari e continuare a produrre denaro. E per questo l'attività di contrasto si basa ormai sempre più sulle attività di prevenzione che vanno ovviamente dal controllo degli appalti alle attività antiriciclaggio contro l'utilizzo del sistema finanziario, delle banche, delle finanziarie per scopi di riciclaggio, fino ovviamente all'applicazione delle misure di prevenzione antimafia che si sono rivelate lo strumento forse più importante, più pregnante per lo spossessamento alle organizzazioni criminali dei beni illecitamente accumulati e la loro restituzione alla collettività. Fari accesi anche sul territorio gelese, obiettivo è quello di privare le consorterie mafiose delle necessarie ed insostituibili risorse economico-finanziarie. Il territorio gelese è uno dei territori più attenzionati perché è il territorio dove ancora purtroppo il ricorso a forme di violenza, per seppur spicciola come può essere l'incendio della macchina piuttosto che il danneggiamento o la pistolettata contro una saracinesca, sono ancora molto più presenti che in altre parti del territorio delle due province di cui si occupa il centro via di Caltanissetta. Quindi Gela è senz'altro un territorio oggetto di grande attenzione. Va anche detto che probabilmente questi episodi traggono la loro origine anche nell'abbassarsi della soglia economica che induce al reato, perché questo è un fenomeno che stiamo osservando post-crisi. Prima si estorcevano i 500 euro, ora si estorcono anche i 100 euro. Allora ecco che una macchina andata a fuoco diventa comunque un deterrente importante per ottenere piccole somme.